L'Eurocamp di Crate è un laboratorio umano che dura da 11 anni, segue i partecipanti con test di entrata ed uscita ed ogni anno studia come si evolvono determinate capacità. L'Eurocamp di Crate è senza dubbio l'unico stage sportivo a livello mondiale dove partecipano neuroscienziati e fisiologi che si occupano di equilibrio. In effetti l'interesse che crea intorno a sé questo evento non viene solo dal mondo del karate, ma anche università come la Sapienza di Roma e l'Università degli Studi dell'Aquila hanno svolto interessanti studi derivanti dai metodi di insegnamento attuati a Cesenatico. Inoltre, ricercatori della RGMD di Genova hanno brevettato macchinari di altissima precisione su lavori visti da atleti Filcam, che ora vengono utilizzati negli ospedali di tutto il mondo. Una delle lezioni più caratterizzanti e più importanti di questo Eurocamp è tenuta dal direttore tecnico della Nazionale Italiana di Karate, il professore Pierluigi Aschieri. Diciamo che questo camp è nato molto tempo fa per cercare di dare una risposta culturale e metodologica ai club che incominciavano ad avere bambini presenti nelle società. In passato il bambino veniva affidato a un giovane atleta per essere, diciamo così, allenato. E questo metodologicamente è sbagliato, perché il bambino, essendo un individuo in età evolutiva, deve essere gestito in termini cognitivi, quindi apprendere, in termini funzionali, quindi il movimento inteso come movimento biomeccanicamente, fisiologicamente corretto, e anche in termini energetici, perché ha delle caratteristiche particolari per quanto riguarda la produzione dell'energia necessaria al movimento. Ricordatevi che quando fate la capovolta e venite su, subito gli occhi sul bersaglio, perché dovete trovare coordinazione ed equilibrio. Beh, il bambino oggi fondamentalmente è gestito in termini di sedentarietà. Alla mattina viene portato a scuola, dove rimane fermo a lungo, gli è richiesta una capacità di attenzione in funzione dell'apprendimento delle materie che noi conosciamo, viene riportato a casa, ha una serie di compiti da fare e dopodiché praticamente questo stato di sedentarietà molto spesso si traduce, grazie alla televisione e grazie ai videogiochi, in ulteriore sedentarietà, dove c'è un lavoro anche di tipo cognitivo, ma l'aspetto motorio purtroppo è estremamente carente, infatti si parla di ipocinesi. Le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità danno, in termini di sovrappeso e di obesità, al primo posto gli Stati Uniti e al secondo posto il Portogallo, e noi siamo medaglia di bronzo. Noi dobbiamo affrontare il problema in termini globali, quindi da un lato sviluppo delle funzioni cognitive, dall'altro lato lo sviluppo delle funzioni motorie propriamente dette, quindi esecutive in senso diciamo così stretto del termine, e l'aspetto bioenergetico. Quindi sottolineo il concetto di sistema. Il bambino è un sistema biologico umano intelligente che deve essere formato. Il lavoro si suddivide in due sessioni di allenamento, una per i bambini ed una per i ragazzi. L'obiettivo è quello di stabilire un protocollo per l'ottimizzazione dell'allenamento al fine di ottenere il controllo massimo della struttura muscolare. No one knows.
diciamo, sempre più mirati, durante i quali comunque anche i bambini, non accorgendosene, si divertono, ma già lavorano e predispongono un lavoro proprio per il futuro. Diciamo che secondo me il karate, questo tipo di lavoro, dà una base proprio generale. L'Eurocamp organizza anche uno spazio per i tecnici che portano i loro atleti a seguire questo importante evento. Infatti, per i tecnici dell'Eurocamp ogni mattina viene tenuto un seminario sulle ultime novità in fatto di metodologia dell'allenamento. Non conferisce un vantaggio se non è accompagnato da un allenamento costante. C'è l'energia potenziale e l'energia cinetica. Mentre avanti con l'età, la tecnica rigida non riesce. L'Eurocamp è un camp di respiro internazionale visitato ogni anno da delegazioni straniere come Senegal, Austria, Olanda, Croazia, Germania, Grecia, Portogallo e per tutte quelle realtà interessate ad apprendere i metodi di allenamento proposti ai ragazzi. Abbiamo la coscienza che sviluppiamo le qualità fisiche, tecniche, anche tattiche e sociali dei nostri bambini. Es un modelo que tiene un aporte extremadamente importante para el trabajo de los bambines desde el punto de vista de las capacidades coordinativas, de la lateralidad, del equilibrio estático, dinámico, del ritmo, sincronización, orientación de los segmentos. Es una actividad que es fundamental para bambini. Dopo, la velocità, la forza esplosiva también es una importante componente que se ve el lavoro aquí y que para los bambini es fundamental. Esto tiene una consecuencia fundamental para el aspecto técnico, también un avance muy significativo y que estamos muy contentos con este lavoro. I'm not doing it for myself. The spirit here in Italy is that what we have we share. So the same is with us. What will go, what will take back in Greece, we'll try to share it with our fellows there. So I also saw that a Portuguese team is here. So pretty much the spirit in Mediterranean is the same. What we'll see here, we'll just share because everybody has to grow. Giunta ormai alla sua 11ª edizione, l'International Eurocamp continua a contare diverse centinaia di iscritti tra bambini, ragazzi, accompagnatori e tecnici. L'Eurocamp nasce dal progetto scuola. Dal 97, quando abbiamo cominciato a lavorare con le scuole, abbiamo visto che c'era la necessità di un appuntamento dedicato proprio ai ragazzi in età evolutiva. Quando il professor Aschieri ha fatto questa proposta non eravamo preparati, perché 11 anni fa era impensabile di coinvolgere i ragazzini per una settimana in un camp. Poi l'idea mi è venuta sempre sfruttando questa creatività che ha il professor Aschieri, vedendo i camp della pallacanestro, della pallavolo, e mi sono domandato perché non potremmo fare anche noi la stessa cosa. È chiaro che vedere i ragazzi in karateggi, far karate per una settimana, cioè proprio non ci stava. E in un primo momento ho pensato che questa idea fosse un'idea un po' strana, irrealizzabile. E abbiamo cercato proprio in via sperimentale così di provare questa esperienza. Ed è stato da subito un successo. I fondamentali obiettivi dell'Eurocamp sono potenziare e stabilizzare i processi attentivi, sviluppare la capacità di discriminazione estero e propriocettiva, strutturare situazionalmente le categorie dello spazio e del tempo, coordinare e modulare i movimenti qualitativamente pregevoli in tutte le situazioni, realizzare sequenze motorie su colonne sonore, utilizzare il corpo come mezzo di comunicazione, risolvere situazioni motorie problematiche con creatività, interagire con gli altri in collaborazione. No one, no one, no.
sostanza, la capacità di risolvere situazioni e altri obiettivi come l'assunzione di responsabilità, la continuità e la regolarità nello studio, una corretta alimentazione, raggiungimento degli obiettivi attraverso collaborazione e dedizione, il fair play e il rispetto per l'ambiente e le strutture di igiene. Il bambino qui è in un ambiente completamente diverso da quello familiare. È insieme ad altri bambini, ha delle ore di animazione, di svago, di gioco, delle ore, tra virgolette, di attività motoria progettata e programmata per sviluppargli le funzioni che abbiamo detto prima. Non è abituato ovviamente a fare sedute di educazione motoria frequenti, conseguentemente dopo due giorni ha bisogno di una giornata di svago. Per gli atleti sarebbe giornata di scarico, per il bambino è di svago, divertimento, eccetera, anche per rinnovargli la motivazione. Il mercoledì facciamo una giornata di scarico, che non è scarico, perché vanno a Mirabilandia e si sfiniscono, perché Mirabilandia è uno dei parchi europei più importanti, con un mucchio di attrezioni, e poi il sabato c'è Atlantica, che quest'anno è entrato in convenzione con l'Eurocamp, perciò abbiamo potenziato la struttura dell'Eurocamp di Cesenatico con questo parco, che abbiamo fatto anche delle esibizioni, degli spot per il pubblico per far conoscere il karate Filca. Utilizziamo bene l'articolazione in modo da ottenere il massimo della chiusura dell'angolo tra la tibia e il piede e poi su estensione, ok? Lo fate prima con due arti, simmetricamente e simultaneamente, allora una volta, poi giù, su un arto solo, vai, solleva perfettamente, torna giù, poi sull'altro arto, ok? Sviluppi tantissimi, perché prima si ripetevano le cose meccanicamente senza nemmeno capire il movimento. Invece adesso con la nuova metodologia viene prima spiegato il movimento, l'obiettivo con cui questo movimento viene fatto, e quindi diventa tutto più semplice. I bambini capiscono prima, i ragazzini capiscono prima, crescono più velocemente, e col lavoro biomeccanico che fa fare il professor Aschieri si evitano tanti problemi alle articolazioni, alle giunture. C'è un problema di tenuta e di stabilità, quindi di equilibrio, perché più girate in fuori il piede, meno lavora efficacemente. Adesso provate a fare bene l'esercizio e provate a farlo leggermente diverso e dovete sentire la differenza per quanto riguarda l'equilibrio. Qui viene curato gli aspetti coordinativi in generale, ma riguardanti tutto quanto il corpo, tutte, e quindi quando poi vanno trasferiti nella tecnica, avere già un bagaglio di base organizzato e pronto, poi è più facile passare da un esercizio coordinativo base alla tecnica. Se sei molto coordinato diventa molto più semplice, che insomma eseguire un gesto complesso senza avere una coordinazione di base. Tutto ciò è inevitabilmente legato al movimento nella società contemporanea. Lo sport vissuto, quello che educa e stimola la creatività. Organizzare un Eurocamp significa sinergia fra tutti i vari sistemi che interagiscono fra di loro, quindi riuscire a trovare e a ottimizzare tutte le risorse in funzione degli obiettivi. Significa strutturare un lavoro che vada a interpolare, diciamo, tutti quanti i partecipanti all'evento, mettendo come in primo piano i ragazzini, quindi l'aspettativa che hanno loro, l'aspettativa che hanno le famiglie, capito? Che va integrata con quella dei tecnici, perché qui si sviluppa un programma che poi dà modo alle società di lavorare per un anno intero. E la difficoltà, se vogliamo, è che va diviso nei vari argomenti, diciamo, e poi interpolato. Quando noi riusciamo a creare sinergia tra tutte le componenti che ci sono, riusciamo ad ottenere un risultato che è ottimo. Qui praticamente in questi 11 anni abbiamo ospitato vari rappresentanti, basta andare
sui siti internet le relazioni che ci ha fatto la Germania su questo progetto. In questo periodo anche in Portogallo si stanno svolgendo camp molto simili qui. Qui abbiamo anche 14 rappresentanti della nazionale portoghese col direttore tecnico del Portogallo, che proprio ha detto che grazie a queste metodologie ha avuto dei grandi risultati. Quest'anno la novità è stato questo Evangelus, che è venuto a gennaio, è rimasto entusiasta e ha portato i suoi collaboratori. Per concludere, l'attività sportiva dell'Eurocamp, se ben strutturata, sviluppa molto velocemente funzioni neurocognitivo-motorie, ovvero un assoluto controllo del corpo attraverso la mente. È un laboratorio umano dove è possibile fare tutte queste cose e quindi studiare le problematiche attraverso i test, le misurazioni, eccetera, ma è anche un momento in cui i tecnici vengono informati e aggiornati sull'evoluzione delle metodologie. È un, come posso dire, un laboratorio creativo di intelligenze. È una fucina di metodologia tecnica, diciamo, combinata con la gioia di vivere, no? No, l'Eurocamp, diciamo che io la considero un po' anche una grande famiglia, perché siamo tutti qui, non c'è, ci aiutiamo tra tutti, ci sono dei bambini miei, dei bambini degli altri, tra tutti ci aiutiamo, è sia un modo per allenarsi ma anche una vacanza, io una vacanza sportiva al mare, la conclusione di una stagione e l'inizio della preparazione per la prossima. Per me è stato un sogno, nel senso che sono arrivata qua da piccolina, io vedevo l'aspetto ludico della cosa, divertente, uno spazio così grande con il tatami, i palloni, tutti i bimbi che giocano assieme, poi finisci, si va in spiaggia, tutti quanti si pranza, si cena tutti assieme. E poi ovviamente stai a contatto con bambini che vengono qua apposta per imparare a far karate come si deve, non così tanto per fare, e quindi è incentivante anche per costruire un atleta e dargli delle motivazioni. Quindi è un momento di ottimizzazione anche per quanto riguarda gli aspetti metodologici. Non è soltanto il momento dello svago, è proprio un vero e proprio laboratorio umano.